Allora, dunque, rieccoci con una nuova parte. Allora, qui dobbiamo prima o poi andare a conquistare Ekbatana. Aspetterei un po', forse. We fight for you, my lord. Beh, qui devo un attimo ancora ripristinarsi. E credo anche che come cavolo si dice? La felicità del luogo debba un attimo sistemarsi ancora. Non tantissimo comunque. Qui non possiamo fare niente. Qui non siamo in guerra con nessuno. Però se... potremmo prenderci... in teoria potremmo anche prenderci Trapezos e... cioè Trapezos e Phasis, però... Non ho un esercito... Cioè sarebbe più... Efficace avere due eserciti, per cui dovresti portare su quello. Questo qua. E prima voglio conquistare Ekbatana. Quindi vedo un attimo se posso fare qualcosa. O forse. Aspetta. Conviene che sposto questo. No, ne ho neanche uno qui, quindi no, ok, potrei farlo. Basterebbe. E qui comunque non c'è nulla. Quindi io con Trapetus non sono. In alleanza, mi pare. Sto soltanto commerciando. Loro sono amici giusto con me e la Cimmeria, ma la Cimmeria me ne frega le balle, cioè nel senso. E quindi niente, comincio a reclutare un po' qua. Perché non posso? Perché è in marcia forzata. Reclutiamo. Possiamo anche reclutare un po' di spadaccini volendo. Passiamo il turno. Perché comunque per assediare è meglio avere degli spadaccini piuttosto che dei lancieri, però vabbè. E quando avrò abbastanza uomini lì, prenderò contemporaneamente nello stesso turno Trapezos e quell'altra città che c'è sopra, Phasis forse. Qui, come al solito, le spie dignitarie e cose del genere ci rompono le balle. Tanto loro comunque continuano a perdere uomini, quindi... Il nemico ferito. Bene. Possiamo reclutare qualcosa di nuovo. Allora, militarmente stiamo messi bene. Perché adesso abbiamo sbloccato la caserma degli Opliti. Il campo dei mercenari non so che cosa ci sblocchi. Però non vorrei neanche farlo adesso, sinceramente. Area di combattimento, non so che cosa faccia. Questo qua, officina. Probabilmente ci migliora le armi, credo. Fallito. Va bene. Porto di costruzione. Questo qua dov'è? Ah, lì in alto, ok. Guerra dichiarata. Trapezos e i Siraci. Allora, qui per il momento lo lasciamo com'è, perché comunque... No, intanto però guardiamo che cosa potrei... Wow, mi sblocca i lancieri con Tureos. Fantastico, non vedevo l'ora proprio. Vabbè. Speravo qualcosa di meglio. Qui dovrei avere abbastanza soldi per costruire questo. Qui non dovrei avere abbastanza soldi, infatti non ne ho. Reclutiamo un altro spadaccino qui. Questo poi in teoria Phasis non è capitale, quindi... No, beh, adesso attacchiamo Ekbatana, poi vediamo. Tanto non dovrebbero avere pressoché nulla, quindi... Aspettiamo il prossimo turno. Passiamo. Qui mi avranno indebolito qualche unità, molto probabilmente. Nosace, cos'è che ha fatto quindi?
potenziale strategico. Quindi, boh, non ho capito bene che cosa. Media magna, vabbè, probabilmente questa qua che sta morendo. Caucaso, da qualche altra parte. Occasionalmente adultero. Gli orsi si sono andati. Confederazione Celtica era ora. La Bitinia li ha presi, bene. Grazie Cappadocia, popolazione incoraggiata. Ok, attacchiamo. Tanto non hanno nulla. Sì, non faccio la battaglia perché al di là che non hanno niente, ma ci perderei un sacco di tempo e basta. Allora, forze rimanenti spero che siano le mie. Sì, non possono essere le altre, ovviamente. Ok, facciamo salire di livello. Qui che cosa possiamo dargli? Saccheggio. Non dice il morale. Tagli in difesa. Ordine pubblico. Quello lì non è male. Ok, prendiamo questo. Non dovrebbe essere male. Qui vabbè ci odiano, è piuttosto ovvio. Anche perché è tutto sfasciato. Allora, questo qua. Poi cominciamo a sistemare. Non possiamo. Qui non possiamo riconvertirlo. Smantelliamolo quindi. E smantelliamo anche qua. No, questo qua lo facciamo diventare una gora. Altri problemi qui qual è che sono? Conquista, vabbè, instabilità della provincia. Ok. Ora, andiamo avanti a reclutare gente. No, possiamo un attimo sistemare qui. Nagazaka sta sistemandosi. Qui? Sì, ok. Se questi qua sono andati in guerra adesso, io potrei sfruttare il momento, cioè sfruttare il fatto che loro si spostino per attaccare poi Trapezo se l'altra città. Quindi potrebbe essere una cosa positiva. Questo qua, sinceramente, non mi serve più lì, quindi facciamo. Congeda. E siamo a posto. Diplomazia Cimmeria, non me ne frega niente. Tornato a casa a Ipato, vabbè, quello che ho. Ribellione imminente in Media Magna. Perché vabbè ci odiano. Un'altra fama mia ha cercato di adottare uno dei tuoi personaggi. Ferma l'adozione. Qui vabbè. Io che ca ci posso fare? Posso. Editti non ne posso fare, quindi vabbè dovrò. Affrontare la rivolta molto probabilmente perché. Questo qua cos'è che hanno? Nulla probabilmente, quindi. Questo qua non faccio in tempo a costruirlo. Un acquedotto cos'è che fa? Più 2 la crescita per turno. Facciamo un acquedotto. E Gazaka. Non abbiamo troppe possibilità. Nel senso, ho chiuso. Oh, sì, chiuso. Ho rimandato a casa praticamente il generale che era qua, però. Forse conveniva. Non riesco neanche ad andarlo a prendere. Quindi. Prendiamo. Reclutiamo uno qua.
dinastia di Mitridate. Facciamo così. Così non dovrebbe. Posso attaccare? Sì. Allora, lui che cos'è che ha? Questa qua è una cavalleria da poco. Questa qua è una cavalleria morta. Quindi. Sì, dai. Beh, questa qua la faccio ancora una volta. Beh, questo qua adesso è diventato. Cioè. Combattenti formidabili, sì. Ok. Forse ho anche. Ho 2 turni, quindi dovrei poter riuscire ad evitare la rivolta. Adesso reclutiamo un po' di gente. Ancora qui, un paio. Reclutiamo, sì, ancora un paio di questi. Questo esercito qua continua a portarlo avanti e indietro. Speravo che lo portasse da qualche altra parte per attaccare Cimbri, forse. Non lo so, non mi ricordo più con chi sono in guerra, ma evidentemente non lo sto facendo. Ricerca completata, grado aumentato del dignitario, credo, sì. Che non so che cosa possa avere. Qui non. Più 5 alla pressione fiscale, forse? Non lo so. Non ho mai capito come funzionano questi qua. Cerchiamo di tirare su un attimo la. L'economia adesso, perché. Qualcosa che fa. Qui si dappertutto per tutte le province. Sì, facciamo così. Porto del Furriere, vabbè, i due spadaccini. Villaggio ellenico e agora ad Ecbatana, che penso si sia sistemata adesso. Sì, cioè più o meno. Dovrebbe. Dovrebbe sistemarsi comunque. Qui niente. Se io attacco la prendo. Probabilmente. Però mi ritrovo tutto l'esercito qua che può attaccarmi lui e non è una cosa positiva perché non ho molto per difendermi, quindi devo aspettare ancora. L'ideale è averne un po' qua. Da poterli eliminare con il mio esercito principale. Alleanza militare dei Seleucidi. Sì, cavolo. Le loro offerte. Hai voglia. Trattato di pace. La Bactria. Che è qui. No, non vedo perché. Vabbè, oddio. No, perché poi se lo uccidi. Cioè, è tanti soldi, però. C'è qui la media che. Vorrà fare una sortita prima o poi, penso. Che un po' di roba va su. Non tanto. Obiettivo segnato, mantieni 60 unità in tutto. Abbiamo fatto un sacco di soldi adesso, non vorrei dire, ma. E questo è positivo. Allora, a questo punto quindi vediamo di potenziare tutto il possibile, perché riduce il declino della popolazione in schiavitù. Questo cosa fa? 50 la ricchezza del commercio totale, più 25 la ricchezza generata dagli schiavi. Schiavi non ne prendo, quindi in generale non mi serve. Ordine pubblico per turno, ricchezza di attività culturali, commercio locale, agricoltura. Vabbè,
Mercato del grano. Crescita per turno. Questo qua non è male. E qui siamo a posto. Qua possiamo potenziare la città in questo e... l'ordine pubblico è buono, quindi possiamo fare anche questo. Qui prima di tutto però reclutiamo, perché altrimenti poi me ne dimentico e non ho più soldi. Facciamo così, che almeno abbiamo anche un po' di schermagliatori. E vediamo qui cosa possiamo fare. Recinti del bestiame. Cibo non ne ho tantissimo, per cui vale la pena di tirarlo su un attimo. No, più, diciamo, caserme in questa zona non me ne servono, perché comunque non vado in guerra molto probabilmente in questa zona, quindi, cioè sì, ok. A parte questa qua, ma non, al di là di quello non dovrebbe servirmi più di tanto, quindi potenziamo anche questo che mi dà ordine pubblico, velocità di ricerca, influenza culturale che ormai non mi serve più, ricchezza derivante da tutto il commercio è positivo. Questo qua non è male. Reclute non me ne servono. Scafi navali non me ne servono. Prendiamo questo. E abbiamo investito i soldi che abbiamo guadagnato adesso. Allora, qui facciamo anche una cosa. Questa flotta non mi serve. Per cui la congediamo. Tanto non l'ho mai usata praticamente, quindi. Se poi dovessi avere la necessità di muovermi per mare, me la recluterò, ma per il momento non mi serve, quindi. Ok. Ora è il momento di attaccare. Adozione, no. Compagni di Eracle. Ah, ok, vabbè, quelli lì non. Sì. Caucaso, dov'è il Caucaso? Questo qua è il Caucaso? Ma da me sono abbastanza felici. Poi non lo so. Armenia. Popolazione indignata. Oh. Vabbè, sì, è infelice perché proprio piano sta andando su, quindi. Porto del Furiere, sovrappopolazione, Bitinia et Pontus, qui. Quindi espandiamo la città e costruiamo un podere, perché abbiamo bisogno di. La felicità direi che è buona, quindi abbiamo bisogno più di un podere che di altro. Sì. Intruso. Vabbè. Guardiamo un attimo la nostra situazione, perché non è fantastica. Cioè, lui ne ha soltanto uno, ma è molto meglio dei miei. Niente, qui ho sbagliato. Ok, allora, non attacco adesso perché. Cioè, è il momento di attaccare, però non lo posso fare perché ormai il tempo è finito. Ad ogni modo, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Insomma, solita roba, iscrivetevi se vi va. Se avete dei commenti, dei consigli, delle critiche, quello che vi pare, scrivetele pure. È una delle cose migliori di fare video su YouTube, poter vedere dei commenti sotto i propri video, personalmente almeno. E quindi niente, al prossimo video. Ciao!